Si titola così la nuova trasmissione di TM che andrà in onda ogni mercoledì per affrontare temi inerenti il mondo dei giovani. Parleremo dei ragazzi di oggi, affronteremo le loro storie e le mille sfaccettature di un mondo che conosciamo davvero poco, ma che noi adulti dovremmo imparare ad affrontare per tentare di incanalarlo verso valori, strade, percorsi di vita che ci possano rendere in qualche modo orgogliosi di contribuire alla loro crescita. Affronteremo questi temi raccontando storie, approfondendo spaccati di vita vissuta, raccontando emozioni e il modo di vivere i sentimenti dei nostri ragazzi, racconteremo vicende, approfondiremo tematiche importanti. Cercheremo in qualche modo, insomma, di proiettare ai vostri occhi come una sorta di caleidoscopio questo mondo variopinto e fatto di mille colori in cui il grigio di sicuro fa solo una rara apparizione e torna a conquistare immediatamente il suo colore sgargiante, originale. In questa prima puntata di Hashtag, entriamo subito nel merito della questione. Come primo punto ci siamo chiesti: è possibile incanalare le passioni dei giovani? È possibile contribuire in qualche modo alla loro voglia di scoprire il mondo? In che modo può contribuire il mondo degli adulti per questa ricerca? E guardate l'energia, la vitalità e la gioia di vivere che trasmette questa ragazza. Allora, io ho 24 anni, ora faccio l'università, devo fare il terzo anno di università di scienze della formazione primaria. Mentre prima di fare l'università mi sono occupata di, ho fatto l'Accademia del Musical a Catania per 3 anni, mi sono diplomata e poi ho ben pensato di cambiare ambito. Però è stata sempre una mia passione, quella del teatro, della musica, della danza, di tutto ciò che comunque riguarda lo spettacolo. Quindi con il fatto del piano B non volevo lasciare andare la mia vera passione. E quando si dice trovarsi al momento giusto, al posto giusto, ero andata a vedere uno spettacolo e da lì ho conosciuto proprio la compagnia. Allora, la mia prima volta è stata un po' traumatica. Però sembrerà una frase fatta, ma fin da subito ho capito che erano proprio quelle emozioni che volevo provare sempre, cioè quelle emozioni che ho provato la prima volta le volevo provare sempre. Quindi quello mi ha fatto capire che proprio il teatro doveva essere parte della mia vita, quindi non dovevo mai mollarla questa mia grande passione che ho. È bella, forte, inattaccabile, dolcezza e superbia, alla testa di carta d'asta. Intanto il regno è ancora da farsi.
In questa prima puntata, l'avrete capito, trattiamo un'esperienza particolare. Parliamo della compagnia teatrale dell'ARPA di Calascibetta, in provincia di Enna. Il presidente è Angelo Di Dio, consigliere sono Elisa Di Dio e Filippa Ilardo. Ecco, hanno calcato palcoscenici in tutta Italia e vantano collaborazioni con artisti, con autori di fama internazionale. Vediamo com'è nato il progetto e quanto è importante, quanto è stato importante nel tempo questa idea, questo progetto di valorizzazione del teatro, di crescita personale con il teatro per la loro formazione. È nata da un gruppo di giovanissimi, eravamo ragazzini, e non appena mio fratello Angelo ha raggiunto la maggiore età, ha deciso di fondare un'associazione culturale inizialmente, un'associazione che è nata anche per volontà di un sacerdote, Padre Arcangelo Infuso. Negli anni 80, alla fine degli anni 80, nella chiesa madre di Calascibetta. Eravamo dei ragazzi, si cantava, si suonava in chiesa, si recitava, si leggeva tanto e in più la mia famiglia, quindi mio fratello, mia sorella, amavano e amavamo tanto il teatro perché si proviene da una famiglia teatrale che per generazioni ha fatto teatro. Per noi è importantissimo l'aspetto della formazione teatrale, non tanto e non solo da un punto di vista, come dire, tecnico per formare attori e attrici pronti per andare in scena, quello è un aspetto importantissimo sicuramente, ma per formare e per far sì che i ragazzi e le ragazze, a partire dall'infanzia, insomma, possano vivere il palcoscenico come una dimensione di libertà, una dimensione di riconoscimento delle proprie, dei propri desideri, della propria voglia di esprimersi, di esprimere un potenziale, immaginazione, un mettersi in gioco, un socializzare. Ecco, tutti questi aspetti per noi sono importanti. Il teatro non fa altro che, valorizzare e potenziare questi aspetti. Parliamo di teatro e di crescita individuale in questa prima puntata di hashtag, di creazione di ambizioni personali. Quanto è importante crearle queste ambizioni per la crescita poi dei ragazzi? Come vedete, sono temi importanti che saranno sviscerati anche nel corso delle prossime puntate, in qualche modo, della nostra trasmissione, anche se lo faremo probabilmente con un format differente. Dato il fatto che sto studiando per diventare insegnante, ok, ma il mondo dello spettacolo, il mondo del teatro, il mondo che proprio circonda tutto ciò che è l'arte, non lo voglio abbandonare. Quindi, per il momento, ti dico, che voglio fare l'attrice, ma non lo so. Il mio ruolo all'interno della compagnia è molto vario, cambia a secondo i periodi, i tempi, è anche variato nel tempo. Io sono anche critico di teatro e quindi la compagnia, in qualche modo mi è servito per capire bene il linguaggio del teatro e quindi, andare a recensire gli spettacoli per Istrio, per Repubblica, le varie testate per cui scrivo, conoscendo bene il significato di quello che si mette in scena. Quindi con la capacità di decodificare molto attentamente i vari linguaggi teatrali, dal punto di vista della scenografia, ma anche la capacità degli attori, eccetera. E quindi la mia formazione nasce nell'ambito della compagnia dell'ARPA. Ma ovviamente il mio ruolo è molteplice, di promotore culturale perché facciamo tante rassegne, quindi io conosco tante compagnie perché peraltro l'idea di fondare Latitudini nasce anche all'interno della compagnia dell'ARPA, quindi questo circuito che ci ha permesso anche di contattare, conoscere e coordinare tante compagnie e che è radicatissima in tutta la Sicilia. Giovanissimi e adulti possono portare avanti un progetto comune, un'idea comune, un percorso comune, nonostante le differenze anagrafiche. Possono anche andare a braccetto tra loro. Più generazioni sono già a confronto da sempre e sono anche un modello vincente nel modello appunto della compagnia dell'ARPA.
Ho iniziato a far parte della compagnia Teatro Conto di Dio perché da giovanissimo, da ragazzo, avevo fatto delle piccole esperienze teatrali, e poi in conseguenza del lavoro avevo abbandonato, lasciato perdere, e poi, come le cose che si fanno giunti quasi alla terza età, si riprendono un po' le cose che ti fanno piacere, ecco, le cose che ti danno emozioni. La nostra compagnia è una compagnia in cui i ruoli non esistono, perché tutto facciamo tutto, e quindi questo è molto bello. Perché è molto stimolante, cioè la possibilità di condividere tante cose. Negli ultimi periodi il mio ruolo della compagnia è quello di regista, è un ruolo a cui sono arrivata un po' tardi, ma è un ruolo che in questo momento mi sta dando grandi soddisfazioni, perché ovviamente quando parlo di regia si tratta di percorsi che arrivano allo spettacolo e ci arriviamo condividendo tutto. E allora torniamo al tema che ci siamo posti all'inizio. Il teatro può essere davvero un mezzo, quasi un mezzo terapeutico per affrontare le questioni più pesanti che si vivono in quell'era particolarissima che è l'adolescenza? Può servire ai ragazzi per superare angosce, incertezze, timori, problemi tipici della loro età? Noi lo abbiamo chiesto ad un'esperta. Il teatro ha origini antichissime, oggi viene considerato come una vera e propria terapia, tanto che si parla di teatroterapia. In cosa consiste la teatroterapia? L'utilizzo della recitazione per la conoscenza di sé, lo sviluppo dell'empatia attraverso il lavoro con i gruppi e l'utilizzo della recitazione come uno strumento di relazione con sé e con l'altro. Perché con il sé e con l'altro? Perché appunto viene utilizzato per sperimentare i propri vissuti emotivi ed esperirli attraverso l'utilizzo del gruppo, perché come si sa la recitazione tende in qualche modo a trasformare le emozioni, a viverle, soprattutto con il cambio dei ruoli, la capacità di mettersi nei panni dell'altro attraverso la recitazione va a lavorare molto sul vissuto dell'empatia. Ecco perché viene consigliata. Diciamo che la parte più bella del nostro lavoro, che ormai noi lo definiamo un vero e proprio lavoro, perché? Perché i ragazzi ti danno tantissimo e ti danno la possibilità di essere creativi al massimo, e sai che in quel momento stai toccando la loro anima, e quando tocchi la loro anima percepisci il loro cambiamento, si trasformano. Hanno la possibilità di utilizzare lo spazio teatrale per crescere, ma a crescere esponenzialmente in tutti gli ambiti della loro vita, dal punto di vista sociale, psicologico, artistico. Quindi noi lavoriamo tantissimo con i ragazzi, e diciamo che una cosa molto bella, io ultimamente ho messo in scena la storia di Core, però in chiave violenza di genere, con i ragazzi, con gli adolescenti. Devo dire che metto in questo lavoro lo stesso impegno che mettiamo negli spettacoli che facciamo insieme ad Elisa, e così è tutta la compagnia. Anche Elisa nei suoi spettacoli mette tantissimo, diventano veri e propri spettacoli, ma quello che è più importante è tutto il processo che ci sta dietro, quindi a livello didattico è molto forte, perché non ci fermiamo soltanto a quello che la gente vedrà, ma ha un percorso di crescita e di tirar fuori, nel vero senso della parola, la potenza espressiva che c'è dentro ognuno, dentro ogni ragazzo. E in quest'anno abbiamo fatto lo spettacolo del mito di Euridice, in cui io rappresentavo Persefone, e insieme a me c'era appunto Elisa e Davide Campisi. Abbiamo fatto un tour di quasi 2 anni con quest'anno, è stato bellissimo perché proprio abbiamo vissuto delle emozioni forti, poi si è creato fin da subito anche con gli altri attori, quindi Davide ed Elisa, una sintonia, c'era proprio un feeling fin da subito, quindi è stato davvero bello. Io ho provato sia essere pubblico sia essere qua. Posso dire che preferirei 100.000 volte essere qua che essere pubblico, proprio perché quando io sono seduta lì in quelle sedie, io sento proprio le emozioni degli attori, quindi è come se io mi sentissi parte integrante degli attori, ed è questo quello che proprio poi mi fa capire
che io voglio stare qua, da questo lato. La recitazione lo faccio con la compagnia Teatro Condori di Dio, siamo andati in scena con diversi spettacoli, di recente uno che insomma ha riscosso parecchio successo è Così se vi pare, di Pirandello, dove interpreto praticamente l'Audisi, che è l'alter ego di Pirandello stesso, e quindi uno spettacolo che ha avuto grande successo. Abbiamo portato in scena anche a Enna, al teatro adesso Francesco Paolo Neglia, insomma sembra che sia andato molto bene. In questo modo tutti possono mettersi in gioco e rendere al meglio delle loro potenzialità. Una vita spesa all'insegna del teatro, in questo modo, aiuta a crescere meglio e svilupparsi e sviluppare meglio le proprie idee, le proprie doti, fino a diventare degli attori di successo già giovanissimi. Nel 2018 precisamente, però comunque prima ho fatto saggi di danza, ho cantato per vari festival della Sicilia, però recitare proprio è stato nel 2018 precisamente. Il lavoro di gruppo, insomma, paga, è essenziale per la crescita dell'individuo, ma anche per la creazione di uno spettacolo vincente. Vediamo di capire un poco come nasce un progetto del genere, come nasce un'idea, come nasce una commedia, come viene sviluppata, quali sono i passaggi essenziali per arrivare poi ad uno spettacolo di senso compiuto. Quindi scriviamo, lavoriamo oppure scegliamo testi di autori, drammaturgie importanti, ci lavoriamo sopra, scegliamo anche una regia che sia prestigiosa e che nello stesso tempo abbia in qualche modo, come dire, un'affinità con quelle che sono le nostre scelte artistiche, con le nostre, con il nostro modo di intendere il palcoscenico. Proprio in questo senso. Nel corso degli anni abbiamo avuto veramente grandi collaborazioni. Rischio di dimenticare qualcuno, però Tino Caspanello, dicevo Lina, di Lina Prosa, e poi ancora Rosario Palazzolo, tutti nomi alla ribalta della drammaturgia nazionale, premiatissimi. Abbiamo avuto il piacere di lavorare e di mettere in scena loro testi con la loro regia. L'obiettivo di ogni attore, l'obiettivo di ogni regista, di ogni scenografo è quello di creare un mondo in grado di trattenere lo spettatore fino alla fine dello spettacolo. E non è affatto semplice, può apparire scontato, ma non lo è affatto quando parliamo di palcoscenici di una certa importanza. E teatro, musica, arte, ma anche scrittura si fondono in un solo concetto, che è lo spettacolo. Sono una musicista, sono una violoncellista. Ho conosciuto la compagnia dell'ARPA qualche anno fa. Abbiamo collaborato per realizzare una cavalleria rusticana. Abbiamo messo in scena cavalleria. Giochiamo molto con la musica. Riusciamo, diciamo, a creare quel tema che può essere in un primo momento giocoso, poi trasformarlo per creare. Per aprire un po' la strada a quello che sarà un tema un po' di morte. La musica per me è chiaramente tutta la mia vita, questo è chiaro, però se dovessi dare una definizione diversa è qualcosa che va oltre, che riesce a far uscire da ogni essere umano e a trasmettere anche, non soltanto a far uscire da me tutto quello che provo, tutto quello che sento, che non riesco appunto con le parole come in questo momento. Tu hai anche pubblicato un libro di Sì. recente, stai già immaginandolo sotto forma di spettacolo? A dir la verità, mi era stato chiesto in passato di realizzare una sorta di cortometraggio su questo libro, su questa storia. Sì, e chissà che non nasca qualcosa, è una storia legata al territorio, la ragazza Sono di dell'altopiano. Chiodi, quindi sì, ho Sì, devo aperto. dire che è nato anche con questa, un po' nascono con questa matrice un po' i miei libri. Io ho pubblicato un primo libro di testi teatrali, Teatro al Centro, quindi testi teatrali che abbiamo tra l'altro anche messo in scena, mentre altri sono ancora cioè non sono apparsi sulla scena, oppure spezzoni, di testi li abbiamo già rappresentati,
e mi auguro che anche altre compagnie possano insomma, mettere in scena qualcuno di questi lavori, perché sono lavori per ragazzi, ma non solo, che insomma, hanno, come dire, avuto un buon riscontro. E allora andiamo a descrivervi questi sentimenti, andiamo a parlare di queste emozioni dei ragazzi, amicizia, amore, sport, passioni travolgenti, storie banali vissute, però in maniera assolutizzata. Sono queste le caratteristiche dei nostri ragazzi. Vivono l'età dei superlativi a tutti i costi, un'età che comunque vada determinerà la loro crescita, sarà decisiva per orientare le loro scelte future. Ecco, in che misura il teatro può essere il termometro della loro vita? In che modo li può aiutare? Si è parlato tantissimo negli ultimi anni di quanto la postura, insomma, il modo di porsi, il modo di presentarsi allo spettatore è qualcosa che può condizionare anche la crescita delle persone, la crescita individuale, perché ogni essere umano è in qualche modo un attore. Una sorta di canale che permette di vivere quelle emozioni attraverso appunto il canale della recitazione. Faccio un esempio: molti film fanno leva sulla capacità dell'utilizzo del laboratorio e del teatro come un inizio di un lavoro di gruppo, quindi il potenziamento dell'amicizia, della relazione con l'altro, e fanno leva su questo, sulla capacità del teatro di creare gruppo. La teatroterapia, facendo un percorso ovviamente di tipo preventivo e successivamente riabilitativo e di risocializzazione, va a lavorare su degli aspetti più clinici, non solo sull'aspetto del gruppo e sulla capacità del mettersi nei panni dell'altro in maniera ludica o comunque con il fine di fare uno spettacolo. La teatroterapia ha come obiettivo quello di sperimentare le emozioni in funzione catartica, in funzione di sublimazione di un vissuto, uno stato d'animo che in quel momento è stato sopito e che all'interno del gruppo può essere in qualche modo esacerbato. Il teatro ha origini antichissime, di recente si parla di teatroterapia proprio perché viene utilizzato all'interno dei setting riabilitativi. In cosa consiste la teatroterapia? La sperimentazione della recitazione attraverso uno studio del sé. È una consapevolezza, una presa di consapevolezza all'interno del gruppo. Il gruppo diventa un grande contenitore di emozioni dove poter esprimere, percepire dei vissuti differenti. Un teatro contemporaneo, infine, è anche indice di quelli che sono gli usi, i costumi, la morale comune. Il teatro rispecchia la società, il teatro è lo specchio della società. Quando non è rigorosamente basato sui testi di un passato che fuma, li riadatta alla società moderna. Ed è un po' quello che fa la compagnia teatrale dell'ARPA, che ha artisti di livello invidiabile, tanto da essere una delle più note e importanti compagnie teatrali nel panorama siciliano. È una caratteristica anch'essa invidiabile, scopriamola assieme. Una cosa che mi contraddistingue da sempre è cercare di tenervi lontano da una forma di teatro che invece privilegia altri aspetti, il grottesco, la volgarità. Voi da queste cose state lontano. Sì, privilegiamo un tipo di teatro che va in profondità perché non amiamo molto il teatro commerciale, il teatro bello e confezionato, il teatro in cui c'è il testo che è quello e comincia e finisce e noi non ci possiamo aggiungere nulla. Ci piace rimettere in gioco i testi, farli riparlare con nuovi linguaggi, far dire anche ai miti qualcosa che non è già stato detto. Per esempio, nel mito di Euridice c'è una lettura molto personale, se vogliamo anche metafisica, di Euridice, che è una Euridice che vede anche nell'aldilà la presenza di una presenza, quindi quest'anima che non muore mai, che si trasforma, ma è sempre presente. Un po' il teatro è anche questo, la possibilità di superare i confini temporali, i confini dell'anima, e quindi ci mette in comunicazione con le parti più profonde di noi stesse. È per questo che il teatro, come dire, commerciale o
o troppo superficiale e non ci interessa. Sì, per noi è importantissimo l'aspetto della formazione teatrale, non tanto e non solo da un punto di vista, come dire, tecnico, per formare attori e attrici pronti per andare in scena, quello è un aspetto importantissimo sicuramente, ma per formare e per far sì che i ragazzi e le ragazze, a partire dall'infanzia, insomma, possano vivere il palcoscenico come una dimensione di libertà, una dimensione di riconoscimento delle proprie dei propri desideri, della propria voglia di esprimersi, di esprimere un potenziale, immaginazione, un mettersi in gioco, un socializzare. Ecco, tutti questi aspetti per noi sono importanti. Il teatro non fa altro che valorizzare e potenziare questi aspetti. No, devo dire che specialmente nel corso degli ultimissimi anni la voglia di teatro è tanta, ogni volta, anche se, ecco, la compagnia dell'Arpa non ha un nome di punta, di riferimento, il nome televisivo, per scelta noi non lavoriamo in questa direzione, lavoriamo veramente sulla qualità, eppure anche nei luoghi più lontani abbiamo quasi sempre una bella risposta in termini numerici di pubblico, ma anche una comprensione, perché lavoriamo sul mito, spesso adattando i testi, rimanendo molto fedeli al mito, alla narrazione dei testi classici, nel caso del mito, però nello stesso tempo cerchiamo di renderlo attuale, cerchiamo, insomma, di trovare una chiave di accesso alla sensibilità degli spettatori e delle spettatrici di oggi. Hashtag, lo sapete perfettamente, è quel simbolo che viene utilizzato sui social network al fine di individuare delle tendenze, di farsi riconoscere, di rendersi riconoscibili tra di loro, ed è uno strumento utilizzato tantissimo dai giovani quando si avventurano, quando si interfacciano in questo mondo, in quello dei social network, ed è per questo che abbiamo scelto proprio questa parola per dare il titolo alla nostra trasmissione. Nel corso della prima puntata abbiamo trattato un tema particolare, quello del teatro come maestro di vita, teatro come strumento di crescita per i nostri ragazzi. Nel corso delle prossime puntate cercheremo di sviscerare altri mondi, probabilmente cambierà, lo avete già sentito, anche il formato dalle prossime edizioni di Hashtag. Ci occuperemo della vita dei giovani raccontando ciò che fanno tutti i giorni, quindi dalle loro passioni al loro modo di vivere la quotidianità, si alzano per andare a scuola, ma che cosa fanno quando arrivano a scuola, come usano il telefonino, come trascorrono i pomeriggi, come amano riunirsi tra di loro, e poi parleremo anche delle loro ambizioni, delle loro prospettive, del mondo del lavoro, del loro modo di interfacciarsi con il mondo di lavoro. Ad esempio, ci siamo chiesti questa alternanza scuola-lavoro, questo PCTO, questa sigla stranissima che molti di noi neanche conoscevano, serve davvero a qualcosa? Perché ce lo chiediamo soprattutto in Sicilia, siamo ben consapevoli che nel resto d'Italia questo modello, l'alternanza scuola-lavoro, ha funzionato benissimo, perché ha prodotto l'opportunità per tante imprese di creare, di trovare, di individuare della manodopera, e anche per tanti ragazzi di trovare la propria collocazione nel mondo del lavoro. Ma sappiamo benissimo che in Sicilia non è esattamente così, anzi le cose vanno in maniera molto differente rispetto a quello che dovrebbe essere un modello virtuoso. Racconteremo tutto questo e lo faremo ovviamente con l'aiuto degli esperti, a partire dunque da mercoledì prossimo. Non perdete la prossima puntata.